intervengo tutti dando un prezzo a Giorgio la prima vera vita. E niente, a me hanno dato il compito di introdurre, chi ci segue come è stata al punto sa che la linea editoriale che abbiamo scelto di mantenere è quella di stimolare un po' il dibattito intorno a delle tematiche locali importanti. Questa volta abbiamo sfruttato un po' le amministrative di Brugherio perché abbiamo pensato di portare il dibattito che solitamente affrontiamo in forma cartacea invece in forma diretta con un pubblico. Io voglio solo ringraziare i cittadini di Brugherio per avermi ospitato. Sono venuto volentieri a Brugherio perché è una città in cui ho molti amici e in cui ho lavorato per parecchi anni a cavallo fra l'84 e il 92. E non voglio assolutamente entrare nella discussione questa sera perché non ritengo sia corretto, non voglio turbare il clima di gara politica che si sta avvicinando. Vedo con piacere che c'è della bella gente della società civile, questo è un fatto molto importante, e altrettanto con piacere vedo che ci sono 8 concorrenti sindaci a sindaco che testimoniano che c'è passione politica e voglia di decisione per questa città. Vi faccio i miei auguri e sarò attento a seguirvi durante la competizione. Mi presento per chi non mi conosce. Mi chiamo Laura Marinaro, sono una giornalista freelance, collaboro con un po' di testate, tra queste Il Punto anche. E mi occupo di prevalentemente di cronaca giudiziaria, ma non solo, anche di politica, e ho appena pubblicato un libro Verità che si chiama Il sistema corruzione, come rubano i nostri soldi e perché dobbiamo dire basta. È un'intervista a Piero Di Caterina, l'imprenditore che ha denunciato il sistema Sesto. Il libro però parla di corruzione in generale, fa capire come i fenomeni di crimine economico rubino le nostre tasche e magari dà degli spunti anche per come fare per poterla arginare. Ma questa sera abbiamo deciso di affrontare questo tema della corruzione che attanaglia il nostro paese come un cancro da decenni. In questo momento però siamo i campioni del mondo occidentale, secondo moltissime classifiche internazionali siamo i primi proprio in classifica, i più corrotti. E un tema purtroppo di grande tendenza, come si suol dire, di grande attiva, anche se è un po' scomodo, pochi lo affrontano nel modo dovuto, si affronta prevalentemente quando ci sono scandali che prima con l'anno di Tangentopoli e poi dopo negli ultimi 2 anni stanno interessando il nostro paese ogni giorno e soprattutto la regione Lombardia e anche la nostra provincia. Voglio ringraziare tutti i candidati perché hanno accettato con entusiasmo quest'idea che abbiamo lanciato, che credo sia abbastanza nuova tra i confronti, non ho mai sentito di un confronto su questo tema. E poi ovviamente il pubblico. Allora, grazie a tutti. Allora adesso farò la prima domanda. Avete più o meno 5 minuti per rispondere tutti, ma comunque non è difficile, non vi preoccupate. La domanda è, insomma, da sindaco cosa vorreste fare prima per prevenire e poi per combattere il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione? E favorire soprattutto la trasparenza e la partecipazione dei cittadini alle scelte che riguardano il bene comune della città. Quali potrebbero essere le vostre idee, i vostri spunti? Partiamo di nuovo da Andrea Monachini. Allora, innanzitutto un cittadino informato e partecipe è il miglior garante dell'interesse pubblico e della cosa pubblica. Questo è particolarmente vero a livello locale dove il sindaco è eletto direttamente dai cittadini e quindi l'amministrazione cittadina tocca con mano le esigenze dei cittadini e quindi è molto più a contatto. E in questa logica il cittadino, è per questa logica che il cittadino deve essere messo secondo noi al centro della discussione e quindi la trasparenza.
Il cittadino deve essere messo quindi al corrente di tutto ciò che riguarda l'azione amministrativa, per tempo e in modo soprattutto da poterci partecipare, e quindi anche questa potrebbe essere un ottimo deterrente come forma di controllo a ciò che succede all'amministrazione. In questa ottica, nell'ottica del controllo, le tecnologie web, come quelle che stiamo usando stasera, gli schemi ci potrebbero aiutare tantissimo. Già comunque si usano nel portale e questa può essere una forma di trasparenza, anche questa, importantissima. Ma lì si dice, se mettiamo a disposizione, in trasparenza, a disposizione di tutti i cittadini, tutti gli atti di una gara, di un bando, comprese le linee, si dice anche, allora i cittadini possono vedere e giudicare. Allora, io ho un'esperienza diretta su questo campo, che è la seguente. Dal 2009 al 2011 sono stato presidente di un pool che si è occupato per un ente pubblico di andare a verificare la legalità degli appalti, quindi andare a vedere dove potevano esserci dei dubbi o scoprire quali potevano essere i problemi in queste gare. Bene, per ogni gara noi ricevevamo un carrello, in quei carrelli da magazzino, pieno di faldoni alto così. Facevamo fatica noi, che eravamo esperti, perché nel pool, io ero presidente del pool, ma coordinavo un ex generale dei carabinieri, un ex ufficiale della finanza e una commercialista, eravamo in quattro. In quattro esperti delle singole tematiche, non riuscivamo, facevamo una gran fatica a esaminare in tempi anche ragionevoli un carrello pieno di faldoni. Mi immagino come possa fare un cittadino a comprendere, perché non parliamo di una gara d'appalto con 10 pagine che si leggono e che si analizzano in maniera semplice, parliamo di cose molto complesse. Non è la trasparenza, secondo me, nei confronti del cittadino che può aiutare a risolvere questo problema. Può essere di grande aiuto invece l'istituire un pool come siamo stati noi per quell'ente pubblico, per esempio. Eravamo quattro persone con delle competenze specifiche, ognuno nella sua specializzazione. Io avevo la funzione di coordinamento, ma mi occupavo dei processi seguiti nella gara d'appalto. L'ex generale Carabinieri si occupava di aspetti di legalità, l'ex finanziere, che era pure avvocato, quindi insieme andavano a vedere gli aspetti di legalità, e la commercialista i conti. Questo pool riusciva ad identificare tutte quelle gare che potevano avere quella funzione bruciata, che potevano accendere quei campanelli d'allarme. Per cui, più che rendere pubblico un carrello alto così di faldoni, dove il cittadino non è in grado di comprendere che cosa c'è dentro, piuttosto istituire all'interno dell'amministrazione un pool che ben coordinato, e qui magari posso mettere anche la mia esperienza in campo per spiegare come procedere a questi controlli, potrebbe essere utile. La domanda ha due aspetti diversi, da un lato il tema della partecipazione, dall'altro il prevenire e combattere i fenomeni corruttivi. Sulla partecipazione, appunto, c'è un elemento che credo poi accomuni moltissimi dei programmi dei candidati, cioè l'idea che appunto i cittadini siano i primi responsabili da un certo punto di vista di quello che succede nella vicenda comunale, primi responsabili nel senso che siano sempre costantemente in grado di avere le informazioni su tutto quello che l'amministrazione fa. Noi abbiamo una parte del programma proprio dedicato a questo tema dell'amministrazione trasparente, che in questa idea appunto un'amministrazione trasparente dal nostro punto di vista è un'amministrazione appunto che comunica, che rende pubbliche le sue attività, che consente la partecipazione, che rende conto del suo operato e che si fa giudicare. Tanto puntare appunto non solo sull'attuazione di quello che c'è già per legge, ma aggiungere quei elementi. Noi nel programma abbiamo indicato un'approvazione di un codice etico degli amministratori e dall'altro un patto di integrità tra il comune e i partecipanti alle gare d'appalto, con una serie di controlli rispetto ad alcuni incendi sulla tutela dei soliti dei lavoratori, l'assenza di discriminazione, la regolarità dei contributi dei lavoratori, con una serie anche di penali aggiuntive in caso di violazione di questi impegni. Altri comuni attorno a noi lo hanno fatto. Il codice etico è un altro elemento importante da questo punto di vista. Questi sono due elementi che il comune può aggiungere rispetto all'aspetto preventivo. Io non posso che far mie le parole che mi ha preceduto, alcune specifiche anche per non tagliare
l'ascoltatore. Corruzione. Corruzione deriva dal latino corrompere, cioè cosa vuol dire? Corrompere l'integrità morale delle persone. Quindi secondo me il punto di partenza è l'uomo, cioè deve essere in grado, non è una cosa facile, in prima battuta di scegliere delle persone che abbiano l'integrità morale, perché poi la corruzione è contigua evidentemente al potere, dove va il potere generalmente la corruzione lo segue come un'ombra. Detto questo, le strategie per combattere la corruzione, a mio modo di vedere, si basano su due pilastri fondamentali, la prevenzione e la repressione. A sua volta la prevenzione deve consistere in un sistema, come già detto, anticipato, di garanzie ed efficaci controlli, possibilmente controlli che possano venire anche al di fuori dell'ente. Quindi io d'accordo con che è andato sia di companza per quanto riguarda la costituzione di un pool, però mi domando, chi lo nomina il pool? Chi controlla i controllori? Quindi è sempre un cane che si morde la coda, di fatto. Si potrebbe, secondo me, costituire un pool, perché poi alla fine, poi non parlerò in ambito di repressione, tutto deve discendere anche da uno Stato di diritto che abbia delle basi certe, che sia sostenuto da una politica a livello prima di tutto nazionale, che faccia una politica seria di anticorruzione. So che non è così, però... per esempio costituendo, come è stato fatto sull'antimafia, una procura nazionale anticorruzione. Queste cose dovrebbero essere fatte e poi a cascata anche arrivare agli enti, arrivare alle piccole realtà, ai comuni e quant'altro. Quindi una cosa che potrebbe essere utile fare in tema di prevenzione è si costituire un pool, però un pool che sia un pool non nominato dal comune, ma magari un pool che possa fungere da controllore di più enti, con soggetti di idonea integrità che abbiano anche una retribuzione tale che sia garanzia che non vengano a loro volta corrotti, no? E quindi è chiaro che noi a Pochino non possiamo costituire un pool a gravare di costi il comune che già non ha fondi, non ha soldi per garantire che la corruzione non vi sia, però questa cosa potrebbe essere fatta magari aggregando a livello, che ne so, provinciale, regionale. E questo... Perché adesso per da 17 anni la stessa ditta, lo stesso appalto con lo stesso. E chi gli dava l'appalto? 17 anni sono rapporti 4 sindaci, il dirigente era sempre lì, perciò vediamo di ragionare. Quindi, allora, dobbiamo andare fino in fondo. Quindi, applicazione delle leggi. Prima cosa, la legge esiste e va applicata. Ha dei grossi limiti, perché questa legge porta delle incombenze sul comune e sulle comuni, e che rischiano di bloccare la macchina comunale. Perché quando di fronte a una frase fatta si dice pubblichiamo tutti gli atti sui siti, pubblichiamo tutte le cose attraverso una normativa di trasparenza totale, non ci si rende conto che dietro ci può pure lavorarci. E dietro c'è qualcuno che deve farlo, e come sottolineava prima l'avvocato, non è che sono proprio contento di vedere di fare questo lavoro, perché non ci sono aumenti di stipendi, perché non c'è gratificazione, perché dobbiamo fargli fare degli ulteriori lavori senza dargli una posizione meritoria. Quindi manca la meritocrazia, quindi manca di fronte a un certo tipo di lavoro che va a fare la possibilità di premiare quel dipendente attraverso le retribuzioni, attraverso la meritocrazia di farlo crescere, la possibilità di invogliarlo a svolgere questa funzione di così come vengono invogliati, anche in maniera anonima, a denunciare dei fatti che magari non funzionano. E questo è da un certo punto positivo, dall'altra parte può creare un terrorismo psicologico, perché a questo punto il sistema delle denunce anonime, abbiamo visto come ha funzionato con la finanza, vicini che denunciano vicini perché gli stanno antipatici. Perciò bisogna stare molto attenti in questo tipo di sistema, bisogna essere molto seri. Bisogna combattere questo sistema che in Italia purtroppo è radicato attraverso l'applicazione serie di leggi, attraverso le normative precise che si devono fare e attraverso gli strumenti che già abbiamo. Il segretario comunale ha una funzione di garanzia fondamentale in questo ruolo,
che deve essere garante di quel sistema anticorruttivo che va a coprire tutti i comuni. E di conseguenza può entrare in quelle logiche che sono poi adeguate a tutti gli enti. Guardiamo ad esempio oggi gli enti. Oggi si dice che gli enti pubblici, voi lo sapete, c'è una nuova normativa che toglie il lato politico dai consigli di amministrazione per mettere i dipendenti comunali. Ma attenzione, non cambierà nulla, cambierà semplicemente che non c'è più una visione politica e che in un consorzio pubblico ci troveremo, in base a certi tipi di comuni che troviamo, dei dipendenti che dovranno andare a svolgere una funzione non remunerata, quindi senza meritocrazia ancora una volta, quindi senza l'incentivo di poter svolgere una funzione. È un'esagerazione, come sempre, nel sistema di questo paese, si passa dal nulla al troppo. Quindi dobbiamo essere molto seri, ma anche perché esagerando si ottiene l'effetto contrario, non si controlla nulla, perché quando poi si esagera nel creare le normative di controllo, alla fine non si controlla nulla. Oggi gli strumenti però ce li abbiamo, dobbiamo proseguire in maniera serena. Poi a livello nazionale si schiereranno questi pool, io spero, però non è il mio compito, perché qui siamo a Pugliese, non siamo candidati per il Parlamento, quindi non è forse il nostro ruolo andare fino là. Prevalentemente però può essere un'aggiunta positiva. Però quindi il discorso è molto complesso, poi l'ho letto più a Torino, ma anche se non sono fatto riassumere, sinceramente, erano più di 490, era troppo lungo. E poi parlare di trasparenza. La trasparenza, ne avete parlato anche voi, ci dovrebbe essere, secondo me, un assessorato dedicato alla trasparenza. Ora i soldi non bastano, l'assessorato alla trasparenza sarebbe, per esempio, darebbe la possibilità di mettere le gare d'appalto sotto il gradimento, perché io ricordo che lì proprio a Pugliese gare d'appalto dove c'era un tempo limitatissimo per presentare la documentazione necessaria. Poi si presentano magari nei primi di agosto, nessuno, non si dà l'opportunità a tutte le aziende del settore di partecipare a una gara d'appalto. Questo vuol dire prevenire la corruzione, perché quando si dà in anticipo l'input alle aziende amiche, queste si presentano e hanno già in anticipo alle altre, per cui c'è una sorta di turbativa, ecco, la turbativa d'asta, perché si cerca di privilegiare gli amici, si cerca di mettere, diciamo così, il bastone per le ruote ad altre aziende che invece non sono, tra virgolette, amiche, no, di politici. Mi fa piacere che, insomma, che Rossi non abbia mai parlato di politica in questo intervento, sono soltanto i dirigenti e i dipendenti comunali che hanno a che fare con la secondo te, politici, se andiamo a leggere tutti i politici che sono stati indagati, corrotti, concussi, la verità c'è una Bibbia, c'è un elenco delle fonti da fare. Pietro non è mai stato indagato, cioè, non dire le cose in chiaro. Allora, poiché la legge sulla corruzione approvata dal governo Monti, diciamo che ha fatto passi indietro rispetto alla legge del 1990, non c'è pure la legge del 1990, io voglio dire, mi sono notato delle cose, no? E, per esempio, nella nuova legge non c'è il reato di autoriciclaggio e non c'è neanche il reato di corruzione per privati. Se quello che fa la denuncia immediatamente viene condannato a, sembra, a 3 anni. Dici, sì, così. Cioè, come si fa a prevenire la corruzione se chi va a denunciare un reato di corruzione viene subito immediatamente di 3 anni di carcere? E questa è una cosa mia. Che se è stata è stata eliminata la concussione per induzione, adesso la concussione per induzione vale a dire che è il reato tipico dei politici e dei pubblici ufficiali, no? Mentre sono stati, per esempio, ridotti i tempi di prescrizione e non è stata prevista neanche la reintroduzione della norma del falso in bilancio, che, cioè, il falso in bilancio è il presupposto di qualsiasi corruzione.
cioè se non si fa una legge in Italia con la riproduzione del reato di falso in bilancio e dell'autoriciclaggio, noi in Italia altro che 60 miliardi di spese per la promozione, avremo 120, non si capisce. No? Le sai tu, io credo. Sono più generali e abbiamo deciso di stare un po' nel particolare, perché anche io avevo fare un cappello più. Abbiamo deciso di stare un po'. Cioè, vedete, se i sindaci poi devono fare. Parliamo per il corso della pubblica, perché poi il quanto bilancio, l'abuso, eccetera. Allora, ritornando indietro un attimino, abbiamo parlato dei termini ridotti delle presentazioni di carriera tratti, da fatto che sono una limitazione, no, alle aziende che vogliono partecipare alla casa. Perché io mi ricordo, spesso è successo, mi domandavo perché c'erano soltanto una settimana, 10 giorni per presentare tutta la documentazione del capitolato per aggiudicarsi una casa. Cosa bisognerebbe fare? Intanto una situazione morale in approccio alla magistratura, no? Per dare conforto, credo, a coloro che nonostante siano stati privati dei mezzi necessari, oggi riescono, cioè i magistrati sono stati privati, grazie a questa legge del 2011, privati dei mezzi necessari a svolgere il loro lavoro, per esempio a Monza lo fanno con grandissima dedizione. Allora, mentre gli altri candidati sindaci esponevano con chiarezza il loro punto di vista, io riflettevo come iniziare la mia discussione per cercare di rispondere nei tempi e soprattutto sul tema. E non è ruffianeria, anche io ho letto il libro e mi è piaciuto. Mi è caduto l'occhio sulla dedica che mi hai fatto partire da qui, perché tu scrivi a Massimiliano perché con la volontà si può riuscire a combattere la corruzione. Ecco, questa secondo me è il punto di partenza, cioè si può entrare nel merito della norma, il sindaco comunque è tenuto, bella o brutta che sia, a farla rispettare questa norma, perché logicamente la legge c'è e quindi va rispettata. Però voi avete intitolato, secondo me in maniera molto azzeccata, il libro Il sistema corruzione, perché qui noi parliamo di un sistema. C'è la corruzione e c'è la concussione. Poi gli avvocati sapranno distinguere meglio di me la differenza. Non voglio tediarvi con dissertazioni giuridiche, ma nella corruzione c'è un aspetto fondamentale che non c'è nella concussione. Cioè la corruzione è un accordo tra due soggetti, cioè non ci deve essere soltanto, come diceva Maurizio, il politico o il dipendente pubblico corrotto, ma ci deve essere anche il cittadino, l'imprenditore. No? Quindi In questo senso io dico che se noi riuscissimo a togliere anche quel velo di omertà anche dalle piccole cose, cioè la corruzione va combattuta secondo me dalla base, con un cambio di mentalità, con un approccio diverso, anche porsi, adesso io non voglio, però anche essere, avere un approccio diverso anche di fronte alla composizione delle liste elettorali, cercare il rinnovamento nelle persone, è un piccolo primo passo in questa direzione. Molto spesso, prima Nicola Bulpio diciamo, esprimeva una sua opinione rispettabile, secondo la quale lui è l'unico, uno dei pochi diciamo, rappresentanti di sinistra, e qui ci sono tutte le forze o queste civiche che comunque sono dei della destra. Io mi sono opposto ieri, mi oppongo anche oggi, non mi interessa se Nicola non mi crede, però in realtà non è così. Il concetto di lista civica, il concetto di movimento di cittadini che vogliono anche in questo modo combattere la corruzione, nasce proprio dal rifiuto di quella frase comune, per arrivare in comune, scusate il gioco di parole, di mettere delle persone che portano i famosi voti. Io non ho ancora capito cosa vuol dire di portare i voti, nel senso che sarò un ottimista di natura, ma io spero che il cosiddetto voto di scambio, perché è un brutto termine, ma dobbiamo parlare delle cose, dare il nome giusto alle cose, inizia a essere un costume sempre meno diffuso. La corruzione dobbiamo iniziare a combatterla, e in questo caso deve fare il sindaco, i
candidati, in questo senso quindi il fatto che sia che Nava non si sia fatto rappresentare non mi scandalizza, deve essere una forza, diciamo, civica che nasce sia da chi deve essere sindaco, ma anche da chi poi va in consiglio comunale, perché il sindaco da solo non fa nulla. Sul tema della trasparenza sono d'accordo con quello che è stato detto, cioè la trasparenza è importante, ma non bisogna a tutti i costi abusare di questo concetto di trasparenza fine a se stessa, perché rischiamo di complicare le cose. Però faccio un'osservazione: se non proviamo a cambiare, allora capisco il discorso che faceva prima Vincenzo sull'impossibilità di fornire un servizio quando hai un fallore di documenti, e anche tu che sei un esperto fai fatica a dirimerti in mezzo a queste carte, e sono d'accordo. Però è anche vero che lo strumento telematico, per esempio, può dare un supporto molto importante ad avere un comune trasparente, efficiente e efficace. Grazie. C'è un problema ai mobili che riguarda l'Italia, su quale siamo indietro rispetto ad altri paesi, ma ha riguardato anche altri paesi, che è una questione, lo diceva poc'anzi anche Marconi, culturale. È una questione culturale per due motivi. Primo, lo dice il sottotitolo, come rubano i nostri soldi e perché dobbiamo dire basta. Cioè, spesso e volentieri non c'è la percezione della corruzione come un crimine. In realtà lo è. Questa cosa non c'è. La gente non ha, se non vede il sangue non vede crimini, questo è il concetto. I famosi crimini dei colletti bianchi non sono ancora abbastanza entrati nella nostra testa. Ma fino a qualche tempo fa non lo erano neanche nella testa di altri paesi, non so, il caso Sutherland negli Stati Uniti d'America è emblematico. Questo signore ha scritto un libro sui crimini dei colletti bianchi e non ha trovato una casa editrice che glielo pubblicasse, proprio perché praticamente tutte o quasi tutte le università che lui citava, o meglio, tutti o quasi tutti i personaggi che lui citava, erano in qualche modo coinvolti nei finanziamenti dell'università e via dicendo. Quindi è un problema enorme, che è in primo luogo culturale. Cosa si può fare nei comuni? Certamente la trasparenza, certamente le denunce. C'è un ruolo lì differente dell'apparato burocratico del comune. Io ritengo, e questa cosa l'ho detta anche in un consesso diverso quando abbiamo incontrato i dipendenti comunali, che debba esserci una presa di coscienza da parte dell'apparato burocratico del ruolo che spetta a loro. C'è una distinzione fondamentale tra chi dà gli indirizzi politici e chi poi li applica. Devono esserci, per certi aspetti, anche dei dipendenti comunali un po' più gelosi, ecco, di quelle che sono le loro prerogative. Vuole, Maurizio, a te non è mai capitato, però a me è capitato che in comune non mi venissero consegnati degli atti che pure mi si dovevano consegnare. È capitato. E non è capitato perché il dipendente comunale non conoscesse le regole. È capitato perché, e ve lo posso testimoniare, e non solo io, perché non è capitato solo a me, il dipendente comunale diceva: il presidente della commissione mi ha detto di non fare. E quindi questa cosa è successa con me, lo abbiamo denunciato. Io ero un consigliere comunale, prima quando ero presidente di quartiere, secondo i regolamenti, avevo accesso come fossi consigliere comunale, ciò nonostante questo accaduto, non 50 anni fa, qualche anno fa. Questo è accaduto a Brugheggio e questo è stato denunciato. C'è un ruolo, dicevo, di dipendenti comunali. Io nella presentazione dicevo che ho fatto parte di una commissione di inchiesta. Io devo dire che quello che mi ha detto dopo, però senza entrare nel merito, anche perché non è il caso, ma è interessante che ciò che è emerso da quella commissione era paradossalmente diverso da ciò che ci si aspettava quando la signora costituita. Cioè, in sostanza, la si è costituita perché ci si aspettava che venissero fuori alcune cose e poi ne sono emerse altre. Questo per dire, per riprendere quello che diceva anche Vincenzo Panza, che spesso volentieri non basta neanche avere i documenti a disposizione. Io sono convinto che se noi non avessimo dipendenti comunali che venivano e ci raccontavano, a volte in lacrime, cosa era successo, e probabilmente noi non ci saremmo mai andati, neppure con i documenti in mano. Quindi il ruolo dell'apparato burocratico del comune nel far rispettare la legge che c'è è fondamentale. La domanda su questa famosa commissione di inchiesta, su questa famosa inchiesta che ufficialmente c'è, vi confermo, anzi stasera avevo invitato a partecipare alla serata il PM che se ne sta occupando, Giulia Rizzo, perché è anche giusto che i cittadini e i politici onesti e i pubblici ufficiali onesti stringano questo patto, quello proprio dell'ordine e la magistratura buona, perché solamente così forse ce la potremo fare. E quindi lei ha detto
detto, guarda, accolgo volentieri l'invito, e purtroppo non potrò venire per motivi miei personali, però poi magari insomma cercherò di informarmi, perché ha detto giusto, anche noi dobbiamo, cioè non è detto che il magistrato debba stare lì chiuso nel suo castello senza scendere tra la gente e spiegare magari quali sono le leggi che ha a disposizione per prevenire o combattere la corruzione, o spiegare cos'è la corruzione e spiegare il suo lavoro. Io anzi ammiro i magistrati che lo fanno, e ce ne sono, e bisogna avere problemi o paure anche di limitare, perché no? E così come non bisogna avere problemi a cercare di incentivare magari anche le forze dell'ordine a partecipare di più ai consigli comunali. So che loro purtroppo sono pochi, e sappiamo anche il motivo per cui sono pochi, come anche i magistrati, che sono solo 8.000 per 9 milioni di cause pendenti, credete che un po' come non possono farcela. Sono pochi e spesso non molto preparati magari su questi argomenti della vita amministrativa, per cui anche questo potrebbe voler. Quindi veniamo a questa famosa commissione d'inchiesta su questo piano integrato di intervento. Sono dei termini che sono stati introdotti nelle leggi urbanistiche negli ultimi decenni, l'ultimo decennio anzi, e sono delle sorte di trattative tra pubblico e privato per poter intervenire su delle aree. Io ho avuto modo, tra l'altro fu chiesto, mi sembra, in consiglio comunale, poi ditemi voi, di rendere pubblici gli atti di questa commissione di inchiesta. A Sesto, per esempio, le segretano tutte le commissioni di inchiesta. Proprio le segretano, chiedono di segretarle. A Bruglia invece è stata fatta questa commissione di inchiesta di Partisan, e hanno partecipato, forse qualcuno di voi ha partecipato, e non solo, qualcuno forse mi dà anche. Diciamo, hanno fatto un'indagine. Poi quest'anno è arrivato un plico, non solo a me, anche alla magistratura, anonimo, con gli atti di questa famosa commissione di inchiesta, che però so che ha già altri, noi abbiamo deciso, il punto, ha deciso di pubblicarla perché era stato anche chiesto il Consiglio Comunale di renderla pubblica, perché forse si poteva far capire di perché conoscere eventuali insomma atti di corruzione può anche aiutare i cittadini a ribellarsi e quindi a chiedere conto magari di che cosa è successo, che cosa poteva succedere, che cosa non dovrebbe succedere. Vi cito delle parole che ho preso pari pari da questa commissione. Si parlava di, cioè, la commissione alla fine fa una specie di relazione e dice che ha riscontrato accordi politici trasversali per aggirare i bandi di assegni delle aree, assessori e direttori generali disinvolti, dipendenti onertosi e impauriti costretti a firmare atti illegittimi. C'è stata poi la modifica di una bozza di convenzione e un dipendente, in riferimento a questa modifica, dice, fu il direttore generale a chiedere di cambiarli. E lui lo avrebbe fatto. Poi gli chiedono, ma come lo avrebbe fatto? E lui risponde, perché era interessato nell'affare. Vabbè, comunque c'è anche un'indagine in corso, insomma, era per farvi capire, insomma, i termini che si utilizzano, ma leggendo il libro poi potrete scoprirne anche delle belle su altri comuni, anche generiche, insomma, ecco, non dobbiamo fermare di cosa perché per far capire meglio come può funzionare. E, non so, a questo punto chiedo a voi, però velocemente, insomma, poi magari diamo la parola a qualcuno del pubblico che vuole fare qualche domanda. Cosa pensate di questa commissione, di questo Io posso dire che questa commissione non mi supererà, cioè da semplice cittadino. Già questa commissione
quella sera che è successa, era partita, adesso non so bene tecnicamente come il solito consiglio comunale, dopodiché i cittadini sono stati sbattuti fuori. Ma è una commissione... Secondo me la, è per legge, va bene, tutto quanto, qua si sta dicendo, infatti sono uscito, non sono rimasto dentro, non sono partito con la forza, sono uscito io, ma nella logica della trasparenza e del conflitto di interesse, secondo me queste cose dovrebbero essere solo e assolutamente pubbliche, degli interessi di tutti i cittadini, punto e basta. Allora, nell'introduzione hai toccato un punto secondo me molto interessante. Hai affermato stringere un patto con la magistratura e le forze dell'ordine. Questo è importantissimo perché solo la conoscenza profonda del territorio da parte della magistratura, che, magari, che non risiede magari sul territorio, sta dall'altra parte e legge soltanto degli atti, non riesce a cogliere tutti gli elementi necessari ad approfondire veramente quello che succede sul territorio, quella ragnatela, quella tela che sul territorio poi porta a questi eventi criminosi. Per cui una conoscenza approfondita e un patto, come si diceva, tra chi opera sul territorio, quindi la politica sul territorio, le forze dell'ordine sul territorio, i cittadini che hanno orecchie e occhi che vedono quello che succede per le strade, nella porta accanto, e le forze dell'ordine sul territorio con la magistratura, questo sicuramente può portare a risolvere parte di questo problema. Non dimentichiamoci che il capitano ultimo, che non era Obama ma oggi si chiama colonnello Di Caprio, ha arrestato il dottor Ina in questo modo, 20 anni di latitanza, però lui non si è mai mosso da dover dare. Quindi solo la conoscenza approfondita del territorio, il vivere del territorio, l'andare ad ascoltare la gente, ha fatto sì che venisse fuori. Lo stesso può avvenire per questi eventi. Noi abbiamo proposto infatti nel programma di istituire un tavolo di confronto ogni 15 giorni, o una volta al mese a seconda delle esigenze, tra carabinieri, polizia locale e magari sindaco o alcuni assessori, in modo tale da avere un costante monitoraggio del territorio a 360 gradi tra forze politiche e forze dell'ordine sul territorio. Ma anche su questi fatti, perché a Serenio si fa il tavolo? A Serenio? Non ho capito la domanda. Dico, anche su questi fatti di corruzione, non solo sulla criminalità. Stavo parlando di questo, forse non mi so spiegare, ma il tema era questo, stavo toccando questo tema. E per quel che cosa ne pensiamo di questa commissione? Lasciamo fare il corso alla magistratura e poi traremo delle conclusioni. Io riparto invece esattamente da quello che diceva Andrea, che ricordava, perché anche io ricordo quel consiglio comunale, ve lo ricordo perché era un venerdì sera, abbiamo cacciato i cittadini, abbiamo chiuso le porte, abbiamo ascoltato per la prima volta l'esito della relazione, appunto, della commissione d'inchiesta. Noi in quel momento ho scoperto l'esito perché il nostro rappresentante in commissione ovviamente è stato, ha mantenuto la fedeltà al segreto, non ci aveva raccontato mai nulla. Abbiamo quindi ascoltato l'esito della commissione e ne abbiamo discusso. Il giorno dopo sono andato in edicola, ho comprato il giornale che esce il sabato e c'era l'esito della commissione d'inchiesta pubblicato, ovviamente per riassunto. Allora, il problema vero di questa cosa è questo, cioè rispetto alla commissione d'inchiesta su Baraggia, da allora in poi, da quella sera in poi, continuiamo, perdonatemi, a raccontarcela e a raccontarla per come vogliamo e per i pezzi che vogliamo. Io sono il firmatario di due ordini del giorno in Consiglio Comunale, che chiedevano la pubblicazione della relazione integrale della Commissione d'inchiesta. Perché due? Perché io da prima volta ho presentato l'ordine del giorno proprio perché c'era la fuga di notizie più o meno interessata. La seconda volta, all'esito di un parere che avevamo ricevuto, Roberto ne ha già ricordato uno, mi era arrivato un altro di ANCI che ci diceva che avremmo potuto pubblicare, invece l'interpretazione del segretario è stata un'altra e quindi ci ha detto che non si poteva fare. Per cui per due volte si è chiesto di pubblicare tutto la relazione d'inchiesta, ma dal mio punto di vista, senza nessun problema, anche tutti i verbali se necessario. Il problema dei verbali è che noi dobbiamo forse tutelare le persone che hanno parlato.
i dipendenti del comune che hanno parlato, se no dal mio punto di vista si può assolutamente pubblicare tutto e si può tranquillamente, ovviamente siamo qui ad attendere che la magistratura faccia il suo corso, che la, appunto si accerti la responsabilità e si decida chi o meno deve essere giudicato responsabile per queste cose. Quello che io non tollero, perché penso che non sia onesto, è questa situazione nella quale, appunto, lo ripeto, ognuno racconta un pezzetto che vuole come lo sia stato. Io su questa questione, proprio per rispetto della magistratura, riteniamo di non dover prendere nessun tipo di posizione. Siamo garantisti, non siamo giustizialisti, quindi la magistratura faccia il suo dovere, ma alla fine di tutto la procura di Monza io la conosco. Sono ottimi magistrati, ottimi pubblici ministeri, quindi se ci saranno delle responsabilità penali, ci saranno delle divise di garanzia, seguiranno dei processi e se ci saranno delle responsabilità verranno accertati dai magistrati. Mi riallaccio a quello che diceva Panza, sono dell'idea che mi riporto a quell'idea di una procura nazionale che combattere il fenomeno come per il discorso della mafia, ci vogliono delle sinergie, ci vogliono delle sinergie tra le forze dell'ordine, evidentemente che collaborano a stretto molto con la procura e con la magistratura, spesso volentieri le indagini, anche in questi anni sono portate avanti, pure il ministero poi tira le fila delle questioni, ma chi fa il lavoro sporco sono i carabinieri, la guardia di finanza, chi opera sul territorio. Che ci vuole proprio bisogna svegliarsi anche noi cittadini, dobbiamo dare una mano per quello che possiamo, perché noi notizie abbiamo e dobbiamo avere il diritto, un ordine di trasparenza, di avere anche noi tutte le informazioni per poter poi collaborare attivamente. Un ultimo inciso sul discorso onestà, è vero, secondo me la corruzione riguarda un discorso di integrità morale, che poi chiaramente l'integrità morale è l'onestà, nel senso che la conseguenza è essere onesti, però se io non sono integro moralmente sono soggetto più facilmente corruttibile, evidentemente. Quindi una squadra, una giunta che scende in campo deve essere, come diceva Fulvio, innanzitutto persone di fiducia, perché se incarano delle persone dall'alto, io non so che ho di fianco, che non posso avere fiducia che ho di fianco, che ho al mio fianco, quindi diciamo una fiducia deve essere riposta, poi può essere disattesa, può essere tramite quant'altro, devono essere persone appunto che abbiano una moralità, e poi tutto il resto viene da sé, e ci deve essere un sistema di tutele, di garanzie, che poi sono quelle della apprestate dalla legge, che devono fare in modo che la corruzione non si avvicini, no? Non diventi l'ombra del potere. Tutto qua. Grazie. Grazie. Questo non è un tribunale, quindi non si può parlare di persone che non ci sono, prima cosa importantissima, se no ognuno esprime il suo giudizio ed è un atto che non si può fare, anche perché se evidentemente i documenti sono riservati è perché bisogna tutelare le persone, perché dietro ogni dichiarazione che è stata fatta dalla commissione di controllo d'inchiesta bisogna appurare la verità di queste dichiarazioni. Quindi non si può dare per certo tutto quello che qualcuno ha dichiarato, perché se si dà per certo per colore politico, per antipatia, per simpatia o per altri motivi una verità assoluta, a quel punto crolla il concetto di giustizia e di verità e di libertà. Quindi non siamo qua in un tribunale, quindi io racconto solamente come per grossa nostra volontà del sindaco ha chiesto alla Lega, al suo capogruppo, di presentare in consiglio comunale la richiesta della commissione d'inchiesta per verificare se c'era qualcosa che non andava, visto che il comune era impazzito con queste voci che giravano. La richiesta fatta dalla Lega, lo ripeto chiaro, fatta dalla Lega per la richiesta, poi sposata a tutti gli altri consiglieri, è stata fatta questa commissione. Qua mi fermo perché io non sono in grado di giudicare quello che è stato detto, perché non è giusto nei confronti di chi non c'è, sarebbe un atto di umiltà del governo. Quello che invece voglio sottolineare è il fatto che, proprio per ribadire la totale serietà dell'amministrazione, che io come sindaco ho spedito i documenti anche di dovere, non ai giornali, l'ho spedito in magistratura, loro devono fare il loro corso, e l'ho spedito alla Corte dei Conti, per fare tutte le verifiche del ruolo, e per verificare se c'era qualcosa che non andava.
se si dirà che c'è qualcosa che non va, che ha sbagliato, deve pagare le conseguenze. Sono fortemente convinto, che prova che qui è stato un giudizio, ma che visto decine di pareri contrastanti che ce ne sono stati tra segretaria comunale, ANCI, abbiamo chiesto un po' di avvocati, erano migliorazioni, quindi un po' sistema anche del problema delle leggi italiane, interpretative e quindi molto difficili da analizzare, da capire. Però quel lavoro molto serio è stato fatto e sono contento perché abbiamo dimostrato la serietà di un'amministrazione che è andata a verificare se c'era qualcosa che doveva andare. E questo è stato molto importante, secondo me è fondamentale. Per quanto riguarda la sera che qualcuno si è detto abbiamo cacciato i cittadini, signori, esistono delle regole. Il regolamento della commissione d'inchiesta dice che nel momento in cui si va a riportare il quanto realizzato dalla commissione in consiglio comunale, il consiglio comunale a porte chiuse, ma cioè capito le 5 Stelle, ma ci sono delle regole, le 5 Stelle, lo sai, tu sei anarchico, perdonami, perché qua c'è qualcosa che non va. Cioè, allora, ci sono delle regole che sanciscono la democrazia. La democrazia non vuol dire che tutti i comportamenti. Puoi scegliere di usare anche il fuori. Quindi quella sera avrei sconosciuto per i cittadini, ma il regolamento che lo dice, ma il regolamento lo comprendo, perché se si danno dei dati sensibili ai personaggi a alcune persone, non si possono buttare in piazza, signori. Siamo scemi, perché ci vuole prima la certezza che quei fatti siano accaduti, dopodiché io quando prima parlavo anche tu di utilizzare la televisione anche per informare la corruzione, ma quando la corruzione è appurata. Quando è appurata, perché se no se buttiamo in pubblica piazza dei presunti colpevoli creiamo dei nuovi mostri. E questo è inaccettabile, grazie. Ma prima Panza diceva, poi succedono questi crimini, ma secondo me a oggi, a Brugherio, non sono successi crimini. Io non sono a conoscenza che sia avvenuto un crimine a Brugherio. Perché? L'esito della commissione è segreto, io nessuno mi ha mai raccontato qual è l'esito della commissione, io ero cittadino, non ho assistito al consiglio comunale segreto, chiamiamolo così. La commissione ha chiuso un'inchiesta, tornando un attimo prima, che noi come Italia di Valori avevamo sollevato la questione dell'Ibra, della Maraggia, dell'approvazione del comparto, ma era stato sollevato semplicemente per una questione di conflitto di interesse. La questione poi invece che si racconta sui giornali eccetera è stata un po' e noi mai potevamo immaginare che aveva un risvolto di quel tipo. Per cui, siccome per me oggi a Brugherio non ci sono criminali, perché io non ne conosco, voglio dire. Come hai detto, succedono i crimini, per cui voglio approfondire, succedono i crimini, ma perché secondo me a oggi non è successo niente, perché non sono a conoscenza dell'esito che la magistratura ha lanciato. Lasciamoli lavorare in pace, io spero, proprio addirittura spero che non sia successo niente, per la serenità di questo paese. Cioè io mi ricordo che nel 2009 in piazza, quando eravamo in consiglio a fare la nostra campagna elettorale, la facciamo in questi giorni, a un giornale avevo dichiarato, a una domanda che mi diceva cosa volete fare voi che vi presentate in consiglio comunale alle prossime elezioni. Avevo risposto dicendo semplicemente, guarda, andiamo in consiglio comunale sperando di controllare gli atti amministrativi, ma era una cosa normale. Dopo due o tre giorni, poi avvicinato da un noto personaggio bolognese, che con il ditino gli disse, come ti permetti di dire che a Brugherio succedono delle cose? E io dico, guarda, non credo che tu abbia la coda di barba. Cioè, io ho sempre pensato che Brugherio fosse, è come oggi, invece in qualche maniera sono stato smentito perché ci sono 4-5 inchieste, e cose che non vanno, atti amministrativi che probabilmente la Micolonti non è riuscito, diciamo, a governare, diciamo così. Per cui mai immaginavo che Brugherio fosse diventasse una città con 5 inchieste, con gente che fosse inquisita, con una visita di garanzia, appalti, cose. Non mai immaginavo una cosa del genere. E spero che Brugherio ritrovi la serenità di una città che funzioni come storicamente è stata. Cioè. Però al di là del fatto della commissione, mi devi consentire, prima volevo
nella prima domanda avevo iniziato a parlare della legge anticorruzione che molto spesso si sente anche in televisione. Abbiamo fatto la legge anticorruzione, i cittadini mi sentono questa piccola frase, abbiamo fatto la legge anticorruzione, dice ma che bravo il nostro governo, cioè ha fatto la legge anticorruzione. Io secondo me, se posso dire la mia, questa non è una legge anticorruzione, ma una legge pro-corruzione. Allora, il Parlamento non è riuscito a fare un provvedimento anticorruzione che è degno di questo nome, no? Perché per non darsi la zappa sui piedi, perché il Parlamento ci sono dei politici che hanno fatto una legge che è per loro, cioè che li tutela dal reato della corruzione. Cioè non ha annullato le modifiche del 1990, no? E in compenso, diciamo così, che non ha toccato quelle riforme che ha fatto il signor B. Berlusconi, perché ha fatto per salvare se stesso. Torniamo alla legge del falso bilancio. Nonostante c'è questa cosa, cosa volesse dire un'impunità per una miriade di altri, da questo punto lo dico io, fuori legge, no? Questa è la legge che è stata fatta nel 2011 dal governo Monti. Allora, dopo l'approvazione di questa legge, voglio ricordare che è stato proprio il Consiglio Superiore della Magistratura a dichiarare che questa legge è una legge controproducente. Cioè, ad esempio, in moltissimi casi scatta la prescrizione. Il ministro Severino, che era il ministro alla partita, ne era consapevole e anche in televisione aveva anche detto che sarebbe stato necessario fare dopo. No, intanto prendiamoci questa legge e dopo magari facciamo un'altra legge per riparare il danno. Allora io mi chiedo, se sei consapevole che stai facendo una legge che fa danni, allora perché la fai? No? Allora che cosa prevede la legge? C'è un termine tecnico che però rende l'idea, si chiama traffico di influenza. No, il traffico di influenza viene considerato quando, pensate, il compenso non viene elargito in denaro, ma con una nomina oppure con una candidatura. Cioè, non viene considerato il reato. Cioè i condannati possono candidarsi, no? E pertanto io posso dichiarare senza i reati di falso bilancio e anche di autoriciclaggio, la lotta alla corruzione in Italia non si può fare. Tocca il ruolo di entrare, diciamo, nello specifico della domanda, è comunque sempre interessante sentire l'opinione di tutti. Quindi piano integrato di intervento di Baraggia. Allora, sono d'accordo con chi mi ha preceduto quando ha affermato un po' tutti che non è proprio la sede appropriata e opportuna per fare le considerazioni definitive e apolitiche, però possiamo ragionare. Fermo è quello del fatto che io resto e rimango garantista e quindi da questo punto di vista non esprimo e non voglio esprimere giudizi su situazioni che non competono a noi come in questa sede e in questo ruolo. È logico, ma questo è tipo una banalità, che se e sottolineo se quello che è stato scritto fosse vero, sarebbe molto ma molto grave, ma se fosse vero. Io questa certezza non ce l'ho, non la conosco e non mi permetto di, tra virgolette, dare giudizi o infangare, tra virgolette, persone che magari non hanno commesso nulla. Quindi se fosse vero è gravissimo però, cioè non facciamo finta di nulla, perché insomma, solo il fatto che si parli in maniera, questa era una domanda che si aspettavano tutti, adesso non facciamo, nel senso che io me l'aspettavo e quindi dico non facciamo gli spuzzi, nel senso che ragioniamo, facciamo i garantisti, però ragioniamo sul fatto che se questa cosa fosse vera sarebbe molto ma molto grave. Un'ultima osservazione volevo fare ad Andrea sul discorso che tu parli sempre come candidato che porta voce sindaco, perché so che ci tieni. Parli sempre di democrazia diretta. Ora, prima l'osservazione di Moritz secondo me è molto pertinente, cioè nessuno ha buttato fuori nessuno. Tu puoi dire, no aspetta, fammi finire il tuo concetto, io capisco la tua idea, tu dici
Io, da uomo di 5 Stelle, sono per la trasparenza totale e voglio che il cittadino sia sempre al centro delle scelte e sia informato. Questo in senso generale, non c'è bisogno di essere di 5 Stelle, siamo tutti d'accordo, io sono d'accordo con te. Però dove non sono d'accordo con te? Non sono d'accordo con te sul concetto di democrazia diretta. Perché non sono d'accordo con te? Perché una democrazia che si definisce tale, che funziona, dove l'elettore ha fiducia di chi elegge, la democrazia diretta la fa chi è eletto, capisci? Senza bisogno di condividere tutte le decisioni col cittadino, ma non per mancanza di volontà di dare trasparenza, per non ingolfare troppo i procedimenti amministrativi. Io mi riferivo solamente a un concetto, cioè io volevo solamente dire che in una mia possibile amministrazione, se posso non ricorrere all'uso di quella cosa, non lo faccio, perché? Per rispetto ai cittadini, sto non so. Ma di rispettarla in galera se lo fa. Quella sera uscirono i cittadini, uscirono tutti coloro che non erano consiglieri comunali, i cittadini, gli assessori, i dipendenti comunali, cioè perché il regolamento del consiglio comunale e prima ancora lo statuto comunale capisce questo, poi non è che noi possiamo decidere di non spiegare. Questa cosa che la sera cercato di spiegare ai cittadini arrabbiati, però è così. No. Uscirono anche gli assessori, perché non sono consiglieri. Erano rimasti il consigliere comunale, il sindaco perché per legge è membro del consiglio comunale e il segretario generale che per le funzioni che ha deve per forza essere presente. Tutti gli altri, anche i dipendenti comunali che facevano assistenza per l'audio e quelle cose lì, sono scelti. Non è come? Evidentemente. Il giorno dopo era successo. Allora, io vorrei dire questo sul problema della commissione. Il problema è questo, in Italia ma in qualsiasi sistema democratico che voglia definirsi tale, cioè trovare il giusto colloquio fra garanzia per chi finché non è dichiarato colpevole in ultima istanza non può tale definirsi, e dall'altra parte opportunità politica di tutta una serie di scelte. C'è chi in questi giorni ci teneva a definirsi estraneo alle logiche politiche, io non ho questo tipo di verità, nel senso che al di là di quello che poi è passato negli ultimi giorni sono tuttora membro di un partito e non ho nessun problema a dirlo, dico che secondo me il ruolo dei partiti dovrebbe, poi capisce come va, ma dovrebbe da questo punto di vista essere fondamentale, cioè dovrebbe essere il partito stesso a porsi il problema di dire chi candida e chi non candida alla luce di una serie di scelte di opportunità che sono un'altra cosa rispetto a quello che è l'aspetto, diciamo così, giudiziario e di carattere penale di colpire qualcuno. Quindi io nella mia lista, quando l'abbiamo compilata, questo tipo di scelte l'abbiamo fatto. Alcune persone le abbiamo escluse non perché hanno ricevuto condanne o perché hanno visto di garanzia, neanche sappiamo se li abbiano, però le abbiamo escluse perché erano state coinvolte in affari che secondo me potevano creare imbarazzo, ragionando queste, e di conseguenza non ci si trova opportuno l'indomani dell'accaduto ricapitare determinate persone. Ecco, una scelta di opportunità politica che abbiamo fatto, potevamo non farla legittimamente, però come dire, questo sta ai partiti fare una scelta di questo tipo. Sulla commissione d'inchiesta vediamo cosa succederà, chiaramente non possiamo fare gli struzzi, qualcosa è successo, perché proprio non era mai successo, non c'era mai stata una commissione d'inchiesta, quindi intanto ancora una volta il dato politico non possiamo non trascurarlo, quindi non possiamo non trascurare il fatto che da un punto di vista politico qualcosa è successo, vedremo poi sugli altri fronti la magistratura e se ci arriverà si farà il tempo, perché viste le prescrizioni non è neanche detto.